Buongiorno, buon giovedì 27 di dicembre, ben ritrovati a Mattino 6, la nostra rassegna stampa inizia subito con la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali, poi passeremo a vedere anche i quotidiani nazionali e poi anche quelli sportivi italiani. Allora, iniziamo subito dalla lettura del quotidiano Il Centro, nella prima pagina di Pescara il titolo di apertura a 24,25, il pedaggio sale del 18%. Titolo di apertura che ritroveremo anche nelle altre quattro edizioni provinciali, cioè nelle altre tre. Andare da Pescara a Roma costerà 26 euro se Toninelli non dà lo stop, dunque focus sul rincaro previsto pesante del pedaggio per Strada dei Parchi. E poi nel taglio alto paura, polemica, Etna e terremoto, 4,8 crolli e feriti nella notte a Catania. E ancora si comincia alle 9, ecco come fare scuole da questa mattina, partono le iscrizioni online. Scendiamo adesso nel centro pagina, nelle cronache, restiamo nel capoluogo adriatico, smog alle stelle anche alla vigilia di Natale. Cessato il vento dei giorni scorsi, il livello delle polveri sottili è risalito di nuovo fino a raggiungere livelli allarmanti per tre giorni. I valori resi noti dall'ARTA arrivano tuttavia fino a domenica scorsa, ma l'inquinamento resta un incubo. Poi, sempre da Pescara, via del circuito raddoppia, nuova strada sul fiume, l'amministrazione comunale realizzerà una nuova strada lungo la sponda nord del fiume per ridurre la quantità di auto che ogni giorno percorrono via del circuito, ma i proprietari dei terreni protestano. A Città Sant'Angelo consegna delle targhe, festeggia due centenarie Città Sant'Angelo, auguri chiaramente alle due nonnine. Poi 800 pescaresi con le armi in casa, bilancio 2018 della questura, aumentate le licenze ma sono in calo furti e rapine. A centropagina il concertone di San Silvestro e poi quello di Capodanno a Pescara, dopo J-Ax c'è Daniele Silvestri ma a Piazza Salotto. Nel taglio basso invece troviamo lo sport, quest'oggi in campo, Pillon, Pescara ti voglio cattivo, stasera all'Adriatico alle 19 c'è la partita del Pescara, Biancazzurri terzi se battono il Venezia e DS Leone va a Terni. E poi ancora calcio di Serie A, l'Inter batte il Napoli, la Juve è a più 9, bene anche la Roma nel turno di campionato che si è giocato all'inglese per il Boxing Day, il giorno di Santo Stefano. Andiamo sulla edizione di Chieti Lancianovasto, come vi ho detto taglio alto identico alla edizione precedente, dunque non vi torneremo. Andiamo a centropagina, nelle cronache, Chieti, comune pronto il rimpasto della giunta, ho in mente di cambiare qualcosa nella giunta comunale, un nuovo ingresso oppure un avvicendamento, parola del sindaco Umberto Di Primio che apre il nuovo anno all'insegna del rimpasto di giunta. Andiamo a Rapino, muore un mese dopo lo schianto sulla Fondovalle, Rocco Mastrocola, 61 anni di Guardia Grele, non ce l'ha fatta, è morto in ospedale dopo l'incidente dello scorso 20 di novembre sul viadotto della statale 81 Chieti Guardia Grele nel territorio comunale di Rapino, è stata disposta l'autopsia. Ancora a Francavilla, pista di ghiaccio, i ladri rubano tutti i pattini. Proseguiamo con la cronaca, sparano in aria e poi rapinano il bar a Vasto, in tre irrompono nell'area di servizio, dipendente minacciata, il bottino è di 400 euro. A centropagina, Chieti, l'evento nel villaggio di Brecciarola, in migliaia al presepe, Suor Vera fa rivivere il Natale, e dunque questa la fotonotizia dell'edizione di Chieti. Nel taglio basso troviamo l'accoglienza degli alunni autistici, parte il concorso per studenti, scrittura solidale, c'è tempo fino al 28 di febbraio per iscriversi.
Ci spostiamo adesso sulla edizione teramana, andiamo nel centro pagina per vedere insieme le cronache. Il Premier nel teramano, la visita di Conte ai più deboli, che emozione. Il primo ministro Giuseppe Conte, invitato dal Vescovo Lorenzo Leuzzi, la vigilia di Natale, il 24, ha visitato tre strutture nel teramano, a Cerchiara di Isola, Campli e poi Giulianova, strutture che accolgono bambini senza famiglia e disabili. Verso le regionali, il PD va a caccia del sostituto di Mariani. Il PD teramano deve indicare un candidato per le regionali, con l'uscita di scena del consigliere Sandro Mariani, che ha rappresentato il capoluogo in regione. Spetta al gruppo in comune il compito di fare la scelta. Presentati i documenti, Alba punta a riconquistare la bandiera blu per la prossima stagione. E poi le dicono che ha l'AIDS, non è vero, analisi sbagliate su una paziente teramana che ora è pronta a fare causa alla ASL. Andiamo a centropagina, nella fotonotizia, l'evento di Santo Stefano, 3.000 visitatori a Giulianova per il presepe vivente. E poi nel taglio basso lo sport, perché non scende in campo solo la Serie B oggi, per quanto riguarda le abruzzesi c'è anche il Teramo, alle 14.30 il Teramo cerca punti a Terni, Maurizi conferma l'11 che ha battuto la Triestina. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro, l'ultima delle quattro edizioni provinciali è quella aquilana, anche qui andiamo a centropagina, il taglio alto è sempre lo stesso che abbiamo letto nell'edizione di Pescara, vediamo nelle cronache all'Aquila, Intex, il brindisi dei ricercatori senza più lavoro, è passato un anno e il camper collocato davanti a Palazzo Silone non è stato mai spostato, così come non ha fatto passi avanti l'avvertenza degli ex ricercatori della Intex che lo scorso Natale hanno ricevuto la lettera di licenziamento. Ad Avezzano, ferie e malattie, l'ospedale è al collasso, situazione di emergenza al pronto soccorso e all'osservazione breve dell'ospedale durante il periodo natalizio. La causa? Il personale è malato e in ferie e quindi insufficiente. I problemi maggiori si registrano all'osservazione breve. E poi a Pratola Peligna trova una busta con i soldi e li ridà alla pensionata. Ancora, campus scolastico, scatta l'inchiesta a Tagliacozzo, la procura, emersi i profili di criticità sulla gara per la progettazione. A centropagina ancora le tradizioni del Natale, ecco i presepi viventi animati da centinaia di figuranti, l'Aquila folla nelle frazioni di Pianola e Camarda. Nel taglio basso abbiamo già visto l'accoglienza agli studenti autistici con il concorso per gli studenti. Adesso ci spostiamo sul Messaggero, andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo, il titolo di apertura è di politica, Marsilio mi vuole l'Abruzzo, il neocandidato del centrodestra, un rapporto stretto con questa regione, l'amarezza per l'aumento dei pedaggi autostradali che avrebbe voluto bloccare. E poi ancora nel box a Capistrello torna in libertà l'ex sindaco Cicciotti. A Natale l'ex sindaco è tornato a Capistrello per festeggiare con i familiari le feste su decisione del GIP di Avezzano Maria Proia, che ha accolto la richiesta dell'avvocato revocando il divieto di residenza nel centro rovetano. Adesso andiamo a vedere di spalla, CNA Industria, il primo presidente è Di Donato, questa è la notizia di economia, la nomina durante l'assemblea degli organi associativi di Chieti e Pescara. Adesso andiamo nel centropagina, giù dal muretto l'alba di Natale, ragazzo all'alba di Natale, ragazzo in coma. Paglieta, il giovane precipitato per 3 metri, ancora da ricostruire la dinamica della caduta, sottoposta a delicati interventi chirurgici e ancora in prognosi riservata a Pescara, il 18enne di Paglieta, appunto caduto all'alba di Natale attorno alle 6 da un muretto di Piazza Roma facendo un volo di 3 metri. A centropagina poi due concerti di Capodanno a Pescara che abbiamo già visto sul centro, Daniele Silvestri sul palco dopo J-Ax, Silvestri il secondo protagonista del concerto del primo dell'anno a Pescara in Piazza Salotto, il secondo big che va in accoppiata con l'evento di San Silvestro
nel quale c'è in programma il concerto di J-Ax. Nel taglio basso, vigilanza, l'arta tra Decibel e Vispi Galletti, queste alcune delle denunce arrivate all'arta. Nel taglio alto, Teramo, il prete durante la messa dice finiti i soldi per le bollette. Per la Serie C il Teramo a Terni va a caccia di punti, per quanto riguarda invece la Serie B il Pescara incontra il Venezia, ultima chiamata all'Adriatico. Oggi alle 19 Bepi Pillon schiera Macin o Palazzi a centrocampo, Fiorillo ritorna a difendere la porta dopo 3 giornate di stop. E poi nella seconda parte della nostra rassegna andremo ad ascoltare anche le parole di Pillon nella tradizionale conferenza stampa pre-gara. Continuiamo con i quotidiani regionali, andiamo a vedere anche la prima pagina della città, quotidiano della provincia di Teramo, il titolo di apertura, sospetto caso di mucca pazza, dopo il decesso di un 77enne scatta il protocollo antiprione, allarme ingiustificato a Varano. A centropagina la visita del Premier Conte con bimbi, anziani e disabili teramani, Natale tra gli ultimi, è il titolo su questa bella fotografia di Conte con in braccio una bambina. Il commento di Marcello Martelli, dopo Conte i Re Magi. Andiamo avanti, nel taglio alto Giulianova prova a dare fuoco all'altare dopo la messa di Natale, a Roseto degli Abruzzi piccole attività turistiche anche nel Borsacchio, di spalla bloccata la restituzione delle tasse del terremoto, la foto ritrae Zennaro del Movimento 5 Stelle, ancora insegne Dior, niente tasse per i negozi del cratere. Nel taglio basso oggi la sfida a Terni, Teramo stavolta puoi provare il grande colpo in trasferta contro la squadra di Decanio. Andiamo adesso a vedere i titoli dei principali quotidiani nazionali che sono tornati in edicola. Allora, il Corriere della Sera ci propone in primo piano un focus sul la manovra. Vedremo che diversi quotidiani nazionali ci proporranno in apertura dei focus sulla manovra. Reddito, premi a chi assume, incentivi alle aziende e ai navigator, il sostegno economico sarà limitato a 18 mesi. Il sondaggio intanto, la Lega rallenta e scende al 33%, il Movimento 5 Stelle al 27%, il PD al 18%, questo è il sondaggio riportato dal Corriere della Sera. Scusate, poi c'è l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, regioni prese in giro, autonomia poco speciale, il tema delle autonomie delle regioni è stato un tema di campagna elettorale e non solo, un po' accantonato poi all'interno della manovra, ce lo ripropone Ferruccio De Bortoli questa mattina. I dati, il governo Conte tiene consenso come al debutto, scrive Nando Pagnoncelli, ritornando invece sul sondaggio di apertura. E poi andiamo a centropagina, terremoto magnitudo 4.8, feriti e crolli, gli sfollati, mancato allarme, l'Etna fa tremare Catania, 1000 scosse in 3 giorni, lo sciame sismico registrato appunto nella zona etnea dopo l'eruzione del vulcano, registrate 1 migliaio di scosse, le prime già la vigilia di Natale, la rabbia dei senza tetto, nessuno ci ha avvisato, e riprende l'attività anche dello Stromboli. Proseguiamo con Repubblica, il titolo di apertura, come detto, è sulla manovra, volontari in rivolta, reddito, cambiano le norme. Qui il focus invece è sul terzo settore, colpiti oltre 6.000 organismi no profit, cittadinanza, arriva l'obbligo di trasferimento, colpiti 6.000 organismi no profit, perché? Perché aumenta l'IRES, equiparando dunque il terzo settore alle aziende private. Nel taglio alto la foto scelta è quella dell'Etna in eruzione con questa gigantesca nube di fumo, l'Etna, le scosse, Catania è un Natale di ordinaria paura. E poi il commento di Francesco Merlo, il vulcano dell'innocenza. Andiamo sulla stampa adesso, il titolo di apertura
Conti e Costituzione, dubbi dal colle. Anche qui il focus è sulla manovra. Il difficile iter parlamentare preoccupa Mattarella, ma l'esercizio provvisorio resta uno spauracchio. Gli industriali si schierano contro la manovra, dal POS di Federmeccanica, troppe spese assistenziali. Andiamo invece nel taglio alto per vedere la fotonotizia della stampa, il dramma degli sfollati dell'Etna con questa macelleria distrutta dalla furia del sisma. Se nel ventre di Catania scorre il fuoco, il dossier su questo tragico evento, per fortuna senza vittime ma con 600 sfollati. Adesso andiamo sul Sole 24 Ore. Taglio alle gare, affidamento diretto per 15.000 appalti, anche qui un approfondimento ma da una prospettiva diversa della manovra finanziaria, legge di bilancio. La semplificazione riguarda bandi per circa 600 milioni, ma c'è il rischio di trasparenza. Il fisco per ora dimentica i dipendenti, con il forfè al 15%, premio agli autonomi. E poi l'analisi, la Lega al 30% strappa voti al Movimento 5 Stelle, scrive Roberto Dalimonte, per ritornare e ricollegarci al Corriere della Sera, al suo sondaggio. A centropagina nella fotonotizia, Edison punta sulla Milano della ricerca e innovazione, il Politecnico attrae i big dell'industria. Andiamo a vedere poi i mercati. Wall Street coi robot, volatilità record, incertezze politiche, trading algoritmo spingono 8 borse internazionali in orso con i rialzi dei tassi, la battaglia Trump-Fed e lo shutdown che fanno volare l'indice della paura, il VIX. Andiamo adesso sul Fatto Quotidiano, qui il titolo di apertura è di tenore differente, la mafia torna ad ammazzare, Salvini fa lo spot alla Nutella. Omicidi e social, il vice premier si lega a marchi celebi grazie a un buco nella legge. Invece il riferimento è all'omicidio avvenuto nelle Marche di stampo mafioso. E poi nel taglio alto, europee, Movimento 5 Stelle, capilista esterni, ma gli eletti protestano, il piano di Di Maio per le candidature di maggio, ancora Macron, Benalla, altri guai sul viaggio in Chad. Andiamo sul Messaggero. Ritorniamo a parlare di manovra, pensioni e flat tax, ecco a chi conviene. Anche qui un'altra prospettiva, un altro focus sulla legge di bilancio, assegni di vecchiaia a 67 anni e anticipo a 62 con quota 100, tutte le finestre per uscire nel 2019. Tasse, vantaggi fino al 30% per le partite IVA rispetto ai dipendenti, decreti e tensione Lega Movimento 5 Stelle. A centropagina però andiamo a vedere che cosa è successo in Sicilia. Alle 3.19 boato e paura, 600 sfollati, l'accusa degli abitanti, niente allerta, vivi per miracolo. La terra trema, allarme per la faglia dell'Etna, scossa di magnitudo 4.8 a nord di Catania, 28 i crolli, l'INGV è una zona pericolosa, questo è abbastanza scontato, si sa ormai da tempo immemore. Le minacce, Stromboli e Marsili, viaggio tra i vulcani attivi d'Italia, sono veramente tanti. Andiamo avanti con i nostri giornali, ancora quotidiani romani sul Tempo, il PD alla guerra della Nutella, ancora sul post di Salvini che pubblica una foto della sua colazione e tutta l'opposizione di sinistra insorge, non doveva farlo nel giorno del terremoto dell'Etna e di un delitto di mafia, come vi ho detto, a Pesaro. Il taglio alto con lo sport, la Lazio vola a Bologna e quarta e allunga sul Milan, Schick si sblocca e la Roma gode contro il Sassuolo, questo è l'approfondimento sui giornali del giornale romano sulle squadre della capitale. E poi a centropagina questa divertente vignetta satirica con il Tempo di Osho, se famo pane e Nutella non me parlate magnà, chiaramente.
il riferimento ai grandi pranzi e cene di questo periodo. Andiamo su Avvenire, il titolo di apertura del quotidiano cattolico, Francesco, fratelli oltre le differenze. Il Papa ricorda le ferite aperte del mondo e invita a costruire una società più giusta. Alla benedizione di Natale citati Terra Santa, Siria, Ucraina, Yemen, Venezuela e Nicaragua. Il sisma a centropagina, scosse notturne fanno 28 feriti e danni alle case, 6 le chiese colpite, l'Etna mette paura nel catanese. E poi la manovra, ancora liti sulle pensioni. Proseguiamo con Libero, dopo i cedimenti al Movimento 5 Stelle, coraggio Salvini, reagisci. La Lega paga un prezzo salato al governo, la sua azione è limitata a immigrazione e sicurezza, mentre gli statalisti grillini spadroneggiano in economia. Forza Matteo riscatta il centrodestra e l'invito di Libero. E poi a centropagina il film più visto a Natale, Boldi e De Sica, resuscitano il cinepanettone. Andiamo sulla Verità, il titolo di apertura, tensioni dopo il cambio di direzione, il colpo di mano all'Osservatore riaccende la guerriglia in Vaticano. Vianne è stato defenestrato senza preavviso, grande irritazione nella segreteria di Stato scavalcata dal duo Tornielli-Spadaro, al quale Papa Bergoglio ha consegnato la comunicazione della Santa Sede. Poi a centropagina, Tiziano Renzi, Babbo Natale alla rovescia, si fa restituire i regali del figlio Premier. Il Secolo d'Italia, l'apertura è dedicata alla Sicilia, paura a Catania, sono giorni che l'Etna è tornato a farsi sentire con veemenza e insistenza e la terra, sollecitata dalle attività vulcaniche in Sicilia, è tornata a tremare, nessuna vittima per fortuna. In primo piano torna pure Di Battista a Capodanno, svolta 5 Stelle, nemmeno la Nutella è ok, critica radical chic a Salvini, poi la Libia va commissariata, altro che elezioni libere. Sul Mattino di Napoli l'apertura è dedicata all'Etna, la rabbia dopo la paura, 50 scosse e nessuna allerta, lo sciame sismico per l'eruzione, crolli, feriti e 600 sfollati, anche lo Stromboli riprende a sbuffare, in Sicilia cresce l'allarme. Poi le pensioni che abbiamo già visto anche sul Messaggero, nel taglio alto lo sport, Mazzolati è il titolo diciamo sulla fotografia di Icardi che dà un buffetto a Koulibaly che viene espulso innervosito dai bu dello stadio. Nella sconfitta con l'Inter, Napoli beffato nel recupero, l'arbitro Mazzoleni si inventa una munizione, caccia Koulibaly e lascia giocare dopo i cori razzisti, così il quotidiano napoletano. Adesso, visto che abbiamo introdotto l'argomento, andiamo sui quotidiani più prettamente sportivi. La Gazzetta dello Sport in apertura parla chiaramente della super partita di San Siro, l'Inter vince 1-0 a San Siro, furia Napoli, Lautaro, Martinez in gol, Koulibaly, bu razzisti, rosso e veleni, tensione e scontri. L'espulsione del difensore scatena le proteste, i nerazzurri decidono al 92esimo, prima della gara, rissa tra tifosi, 4 gli accoltellati. Ancelotti, stop chiesto 3 volte, alla prossima ci fermiamo noi, vedete insomma il parapiglia con Ancelotti che cerca di contenere i suoi giocatori. E poi il commento di Alessandro De Calò, come rovinare un giorno di festa. Di spalla, Milan flop, Gattuso e spalle al muro, crisi senza fine, 0-0 a Frosinone per il Milan, Rino sempre più solo, battere sabato i ferraresi può non bastargli, niente gol da 4 partite in A, non accadeva da 34 anni, le idee Donadoni, Wenger e Guidolin. E poi la Roma batte il Sassuolo 3-1, Palombella, Zaniolo, una magia alla Totti.
Andiamo avanti, e poi andiamo sul Corriere dello Sport. Box Day, facendo un po' il verso al Boxing Day invece, che arriva d'oltremanica. Far West a San Siro, Napoli KO, Juve a più 9 dopo il pareggio contro l'Atalanta. L'espulsione di Koulibaly, bersagliato da cori razzisti, accende la micia. Lautaro segna, vince l'Inter, rosso anche a Insigne, Ancelotti duro. La prossima volta ce ne andiamo. Allegri, salvato dall'ingresso in campo di Cristiano Ronaldo, aveva attaccato De Laurentiis dicendo istiga i tifosi. Nel taglio alto, Ringhio, Pippo e Pipita, fini danno. Macrocrisi investono milanisti di oggi e di ieri. Sabato i verdetti, Gattuso si ferma a Frosinone, Inzaghi battuto dal fratello, Higuain non vede più la porta. Per quanto riguarda la Roma riparte da Zaniolo, secco 3-1 al Sassuolo con perla del giovane talento, segna anche Schick che si sblocca. Andiamo su Tutto Sport. Ronaldo, che fenomeno, CR7 entra e risolve una brutta matassa per la Juventus, e poi Eurotoro, che show. Con appunto il focus sul Torino, Angulo, De Silvestri e Iago stendono l'Empoli, l'intesa fra Belotti e Zazza cresce, sesto posto a 2 punti, e sabato c'è la Lazio. Il taglio alto è con la partita di San Siro, che rissa a San Siro con l'Inter che passa al 91esimo con Lautaro Martinez, Juve che resta a più 9 dopo il pareggio contro l'Atalanta. Allora, ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Allora, torniamo alle notizie dall'Abruzzo, torniamo ai quotidiani regionali, apriamo le pagine interne, partiamo dal quotidiano Il Centro in primo piano. La vedete la doppia pagina che riguarda i rincari su Strada dei Parchi, a 24 e da 25 più care, da Pescara a Roma costerà oltre 26 euro la stangata dal 1 di gennaio se Toninelli non darà lo stop, e qui viene sottolineato anche preso dal sito di Strada dei Parchi l'appello al governo della società, un nuovo piano finanziario per bloccare i rincari. Mancano 5 giorni per evitare nuovi aumenti. Certo è che andare da Pescara a Roma sarà un vero e proprio salasso con gli aumenti, lo leggiamo qui, che arrivano al 18,48%, si sommano quelli calmierati a fine anno con l'accordo trovato dopo le proteste dei sindaci abruzzesi e quelli che invece scatteranno dal nuovo anno. Insomma, davvero ci vorrà un mutuo per andare a Roma. E poi andiamo avanti con le reazioni a questa notizia. I candidati alla regione, va trovata una soluzione. Per Marcozzi si risolverà tutto. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Legnini centrosinistra, tocca allo Stato intervenire con i fondi. Marsilio, siamo al centrodestra. Che dice e commenta: hanno bocciato il mio emendamento di Stefano per le liste civiche, il danno è incalcolabile. L'aumento sembra essere inevitabile, anche se la leader dei 5 Stelle annuncia un intervento radicale, mentre l'ex vice presidente del CSM ringrazia i sindaci che lottano in prima linea. Il senatore di Fratelli d'Italia Marsilio promette di non arrendersi, farò di tutto per fermare l'aumento, e l'ex deputato, ora a capo delle civiche di Stefano, sprona il governo nazionale e regione a darsi da fare. Andiamo a vedere sempre su questa pagina un focus invece più politico, è il giorno delle civiche di Fratelli d'Italia, l'Abruzzo verso le regionali, Di Stefano decide se gettare la spugna oppure no. Lasciamo la doppia pagina del Centro, restiamo però sempre in tema aumenti e rincari delle autostrade, andiamo sulla città, nella pagina Abruzzo, il titolo di apertura, autostrade, pochi giorni per evitare i rincari. Marsilio e Di Stefano chiedono al governo di intervenire e di dare il via libera al piano economico di Strada dei Parchi. L'aumento del pedaggio autostradale sarà un danno incalcolabile per l'economia abruzzese, che avrà effetti negativi su pendolari e merci.
Di spalla alla politica, l'assessore cacciato da Pierluigi Biondi all'Aquila si candida alla regione con Forza Italia. Si tratta di Annalisa Di Stefano. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo del Messaggero. Verso le urne, Marsilio, non sono stato paracadutato, l'Abruzzo mi vuole. Il neocandidato del centrodestra dice: rapporto stretto con la regione, il dispiacere dopo l'investitura ha bocciato l'emendamento sui pedaggi. E poi ancora Gerosolimo e Di Matteo, strade diverse, Di Stefano pronto a schierare le liste. L'altro cartello, Avanti Abruzzo, sosterrà Giovanni Lennini nel suo esperimento di civismo politico. Proseguiamo con il Messaggero, andiamo a vedere l'apertura della pagina di Pescara, eccola qui, Silvestri apre il 2019 a Piazza Salotto. Dal Capodanno rap con J-Ax alle note del cantautore romano, le scelte del comune per il doppio concerto di fine inizio dell'anno, il 1° gennaio torna agibile la tradizionale location nel cuore della città, più limitate le esigenze di sicurezza. Grazie agli spettacoli Pescara rientra tra le destinazioni preferite in tutta Italia sotto le feste, dice l'assessore al turismo Cuzzi. Poi a centropagina il Parco Florida affidato a un privato, chiosco bar, cura del verde, pulizia, gestione assegnata dopo due tentativi andati a vuoto, Blasioli soddisfatto dice quello spazio sarà adesso più sicuro. Di spalla, clochard al caldo, botta e risposta Foschi e Pagnello sulla cittadella della carità. Restiamo ancora sul Messaggero, completiamo le notizie da Pescara. Torna dalla mamma per il Natale, latitante in manette, 59enne pescarese, era appena rientrato dalla Romania ed è stato scoperto dalla mobile, deve scontare 7 anni. E poi la madre gli nega i soldi della droga e lui l'aggredisce, 20enne arrestato sempre a Pescara. Nella pagina successiva, pronto Arta, le denunce più curiose. I galletti ossessivi, i piccioni morti, i cattivi odori di casa, il treno che passa, centinaia le segnalazioni nel 2018. Il direttore Francesco Chiavaroli sottolinea: il problema più sentito resta quello della movida con rumori che tolgono il sonno. Ancora Maragno, cresce il nostro aiuto per i poveri, così il sindaco di Montesilvano, in aumento gli italiani separati assistiti alla Casa della Solidarietà. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere la pagina Abruzzo e poi quella di Pescara. Allora, andiamo a vedere meglio la pagina Abruzzo, eccola qui, accoglienza, studenti protagonisti, appello a migliaia di scuole per il concorso Symposium, parte l'iniziativa letteraria di solidarietà dell'Associazione Autismo Abruzzo. Il caso Tribunali con Nardella della UIL che incalza i parlamentari dei 5 Stelle di spalla. Andiamo su Pescara adesso, in apertura, anche qui ci sono i due concerti di Capodanno, doppia festa in città con J-Ax e Silvestri. Il cantautore si esibirà il 1° a Piazza Salotto e il rapper il 31 nell'area di risulta, strade e parcheggi, primi divieti da oggi. Via del Circuito raddoppia il progetto del comune, una strada sul fiume per ridurre il traffico. Blasioli dice: realizzeremo un nuovo percorso tra via Pian delle Mele e l'ospedale per limitare l'afflusso di auto in centro. Ma i proprietari dei terreni sono in rivolta, commercianti e residenti contrari agli espropri minacciano ricorsi al TAR contro il piano del comune. Nel taglio basso, smog fuori dai limiti anche la vigilia di Natale, torna a suonare l'allarme per le polveri sottili alle stelle, la situazione peggiore segnalata in periferia e qui trovate tutti i dati. Verso le elezioni con il Partito Democratico, Di Marco dice: non rinuncio a correre per la regione. L'ex presidente della provincia replica su Facebook alle critiche nel suo partito: il fatto che io sia indagato per la tragedia di Ricopiano non ostacola la mia candidatura, così l'ex presidente della provincia di Pescara. E poi il dramma continua dopo il lieto fine, scomparso, la figlia dice: papà è sotto shock, non ricorda nulla. Dopo 3 giorni da incubo, Alessia Natali si appella al sindaco, serve assistenza. Oggi l'incontro con Alessandrini in comune. E poi ancora l'associazione Alzheimer, braccialetti GPS ai malati nell'area metropolitana, un'emergenza per 6.000 famiglie.
Il bilancio della questura di Pescara, armi in casa per 800 pescaresi, ma i furti e le rapine sono in calo. Le licenze rilasciate sono 86 in più rispetto al 2017, quasi 6.000 le chiamate al 113 ogni giorno. Scendono anche gli scippi, i borseggi, i colpi in banca, in netta diminuzione di incidenti stradali, questi dati diffusi dalla questura di Pescara. Nel taglio basso, affitti ATER ricalcolati, inquilini da risarcire. Dopo 5 anni di battaglie giudiziarie del Sunia, due famiglie vincono la causa, ma i casi sono 540. Gli aumenti del canone scattarono sulla base di eredità irrisorie ricevute dagli inquilini, spesso ignari. Nella pagina successiva, concerto dedicato al Banco Alimentare, questa sera al Teatro Flaiano, le canzoni di Natale proposte dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese in collaborazione con il Conservatorio. Nel taglio alto, alla Cittadella di Vialento, Caritas, tanti italiani tra gli 80 poveri al pranzo di Natale. Andiamo adesso sulle pagine di Montesilvano, la città della solidarietà, Comune Caritas contro la povertà, erogati 10.260 pasti. Il bilancio di un anno e mezzo di mensa ed emporio solidale nell'ex Artigian Luce, oltre la metà dei fruitori è italiano. Il sindaco Maragno sottolinea, da luglio dello scorso anno la casa Madre Teresa di Calcutta è diventato un punto di riferimento delle famiglie disagiate e dei bisognosi. E poi ancora una festa per tanti bambini bisognosi, al pranzo di missione possibile 20 volontari hanno distribuito alle famiglie pacchi con alimenti e giochi. Nella pagina successiva, Città Sant'Angelo e i centenari, due compleanni in un giorno. Il sindaco Florindi consegna le targhe ad Antonietta Secone, 103 anni, e ad Elia Colatriano, 100 anni. Nella nostra cittadina Misura d'Uomo la qualità della vita è alta, dice il sindaco, già festeggiati 5 ultracentenari. E poi punta e ruolo, palme da sostituire a Montesilvano, intervengono gli agronomi dopo il taglio delle 12 piante sulla riviera. Nella pagina successiva, Francavilla, rubati tutti i pattini alla pista di ghiaccio, fermi a causa dei ladri. Dopo il secondo furto parla il titolare dell'impianto montato a Piazza Sant'Alfonso, non possiamo più lavorare, il suo commento. Poi a San Giovanni Teatino, piano neve, territorio diviso in 7 zone, approvata la pianificazione degli interventi in caso di emergenza. Nel taglio basso, pista ciclabile, Fratelli d'Italia chiarisca la sua posizione sempre per quanto riguarda le notizie da San Giovanni. Nella pagina successiva, quella della Val Pescara, dove trionfa l'energia pulita e il vento, proprio in Val Pescara, tocco da Casauria a Pietranico e Castiglione a Casauria, in pochi anni sono stati realizzati ben 12 impianti eolici. Le potenzialità sono tutt'altro che esaurite. Adesso andiamo avanti nelle pagine di Chieti, sempre sul quotidiano Il Centro, assessori in bilico, pronto il rimpasto di giunta, Di Primio apre a Costantini, l'ex consigliere leghista è l'unico dei ribelli a non aver mai votato contro, potrebbe aggiungersi ai componenti dell'esecutivo oppure sostituirne uno. Conti da risanare, il sindaco dice ora mettiamo in vendita la piscina, per le case popolari Zulli 700 alloggi ATER, solo 33 per immigrati. Nel taglio basso, beve e non va al lavoro, non si può licenziare. Chieti, condannate le Poste, giudice dà ragione a un dipendente alcolista, non era in grado di intendere. Completiamo la lettura delle pagine di Chieti sul Centro. Lo schianto sulla Fondovalle a Rapino, morto un mese dopo il frontale fra auto. Rocco Mastrocola, 61 anni, di Guardia Grele, non ce l'ha fatta, disposta all'autopsia, continua la caccia all'auto dell'incidente. E poi ancora, giovane caduto dal muro, le condizioni sono gravi a Paglieta, incidente all'alba di Natale. Nel taglio basso, San Buono, blitz dei carabinieri nel convento, centro migranti, allontanati 56 ospiti, forti le carenze. Andiamo a vedere le pagine di Chieti sul Messaggero, eccole qui, l'apertura con il blackout alla veglia, centinaia di fiammelle a Mater Domini, è successo proprio nella notte di Natale, la corrente è saltata poco prima della messa, padre Raffaele dice colpa del sovraccarico, viene smentito il distacco per morosità. Suggestiva celebrazione nella chiesa di padre Lorenzo, la sua omelia in mezzo ai fedeli. Di spalla in campo gli architetti in erba per riprogettare i quartieri, il laboratorio allo scalo, al liceo Vico, la mostra dei presepi con la
canna, e nel taglio basso Marocino, sacrifici e successi, boom della prosa. Per il teatro è tempo di bilanci di Martino, il pubblico è aumentato. Nella pagina successiva, cade dal muretto, giovane resta grave, sottoposto a delicati interventi chirurgici all'ospedale di Pescara, è ancora in prognosi riservata a Manuel, il 19enne di Paglieta. Il ragazzo all'alba di Natale era in piazza Roma e attorno alle 6 è precipitato facendo un terribile volo nel vuoto di quasi 3 metri. Non è chiaro se ha perso l'equilibrio, ascoltati i testimoni e visionate le telecamere. Nel taglio basso, pistola in pugno a Natale, rapina al bar a Vasto, due persone hanno fatto irruzione nel locale della stazione di servizio, e sempre da Vasto, presepe vivente, danni alle strutture, Petruzzelli hanno buttato giù tre capanne costruite con tanta fatica. Restiamo sul Messaggero, andiamo a vedere adesso le pagine di Teramo. Il parroco dall'altare: non abbiamo soldi per pagare la luce. La difficile condizione delle chiese in città e nella provincia, l'8 per 1000, le offerte non bastano per saldare le bollette. Madonna delle Grazie, fedeli commossi dalle parole del sacerdote pronunciate dopo l'omelia di Natale. Vandali, devastati il boschetto e l'infiorato, i cittadini aggiustano le statue rotte, il comune sporgerà oggi denuncia contro ignoti, decisive le immagini delle Spycam. E proseguiamo con il taglio basso, calci e schiaffi alla moglie davanti alla figlia, finisce sotto processo per queste violenze in casa. Nella pagina successiva, Sagem, dipendenti senza stipendio, l'azienda di Mancimi di Roseto non ha versato ai lavoratori né le mensilità di novembre e di dicembre né la tredicesima, sindacati in allarme, la produzione è ferma da più di un mese, non sarebbero nemmeno state pagate le fatture ai fornitori. Non sono bastate le rassicurazioni fatte dalla proprietà della società durante il tavolo scorso del 5 di dicembre. Andiamo avanti, andiamo adesso sul quotidiano Il Centro per le notizie dal Teramano. Sanità, due casi di diagnosi sbagliate, le dicono che ha l'AIDS, ma non è vero. Disavventura di una paziente teramana andata a farsi operare ad Avezzano, Robin Hood dice, citiamo l'ASL in tribunale. L'associazione teramana racconta anche di un'altra donna, secondo le analisi le è tornato il cancro alla tiroide, ma è un errore, l'azienda sanitaria la risarcisce per il viaggio fatto a Pisa, dove c'è proprio un centro specialistico per la tiroide. Nel taglio basso, PD senza Mariani a caccia di un candidato regionale, il consigliere uscente si tira fuori, il gruppo in comune deve scegliere un nome per Teramo. Andiamo avanti, la visita nel teramano del Premier Conte, la vigilia di Natale tra bimbi senza famiglia e disabili. Il Premier, invitato dal Vescovo Leuzzi, va in strutture di accoglienza a Cerchiara, Campli e Giulianova. La cena alla piccola opera e la promessa di tornare a vedere come si fa la stella che gli hanno donato. E qui vedete proprio le foto della visita di Conte nel teramano. Proseguiamo, Silvi, proteste social contro il degrado, i proprietari di case per le vacanze tornano durante le feste e segnalano incuria e sporcizia, qui non c'è futuro turistico. Poi ancora Pineto, ingresso più sicuro alla Torre del Cerrano, finiti i lavori per il ponte all'entrata nord dell'area marina protetta, e poi ancora assemblea dell'Associazione Marinai a Villa Filiani. Andiamo a vedere adesso sulla città le altre notizie dal teramano. Torniamo all'IZS, sospetto caso di mucca pazza al Mazzini, pensionato di 77 anni, si spegne nel reparto di neurologia, la ASL scatta il protocollo antiprione, allarme ingiustificato, nella frazione di Varano si è diffuso un allarme contagio ingiustificato, alimentato anche dai protocolli applicati al defunto. Non è la prima volta, nel teramano registrato una mezza dozzina di allarmi dalla scoperta del morbo. E poi a San Nicolò, scontro al semaforo con cappottamento illeso il guidatore del fuoristrada. Conte a Teramo per una vigilia tra gli ultimi, abbiamo già visto la visita del Premier nel giorno della vigilia di Natale. E poi Campo Boario chiede lumi all'IZS, il comitato di quartiere pone una serie di domande sul futuro dell'ex mercato.
Stop alla restituzione delle tasse, Teramo come l'Aquila grazie all'emendamento in bilancio del pentastellato Zennaro. E poi ancora, niente tassa sulle insegne, niente COSAP per le attività del cratere, la proposta del deputato teramano Berardini inserita nel maxi emendamento alla legge di bilancio. Le novità, 381.000 euro alla provincia di Teramo per progettare opere pubbliche, il fondo da 200 milioni destinato alla sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, soprattutto scuole. Nella pagina successiva, Omar e Joseph a Natale ospiti a casa mia, il gesto di solidarietà del presidente del Colle Atterrato Marinelli nel pranzo di Natale. Andiamo in provincia. Wikimedia premia gli scatti tortoretani e giuliesi. Il Parco della Fortezza e la statua di Vittorio Emanuele, protagonisti del concorso sul patrimonio. Andiamo avanti. Cadono nella truffa del falso avvocato. Una coppia di anziani di Alba Adriatica consegna 1000 euro e un orologio. Ancora beccate a rubare i dolci di Natale. Tre rom denunciate dai carabinieri dopo aver sottratto alimenti al Lidl di Giulianova. E poi la riserva, piccole attività turistiche al Borsacchio. Il consigliere Achille Frezza fa il punto sul piano d'assetto naturalistico lanciando una proposta anche per l'economia. Andiamo ancora avanti, regionali. Ortelli è il primo candidato ufficiale rosetano, l'avvocato imprenditore correrà nelle fila di Fratelli d'Italia per le elezioni del prossimo 10 di febbraio. Di spalla la cronaca, si schianta con la Panda contro un muro di cemento armato a Silvi la mattina della vigilia di Natale. Ancora avanti con la cronaca, sempre da Silvi, ladre latitanti pronti a colpire, due rom beccate dai carabinieri mentre giravano a bordo di un furgone. Andiamo nelle pagine della cultura, il gran concerto di Natale al Duomo per il Braga, il conservatorio ha eseguito una selezione di brani natalizi in una cattedrale gremita per l'antivigilia e poi la televisione Abruzzo, un set oltre il confine di Freedom, stasera su Rete 4 la trasmissione di Roberto Giacobbo con le location e i professionisti locali, il videomaker Antonio Dorazio e la giornalista germana Dorazio che hanno collaborato alla realizzazione di questo programma di Rete 4. Prima di passare allo sport, completiamo invece le notizie da Centro e Messaggero, andiamo nelle pagine dell'Aquila del Centro. Natale amaro, il brindisi dei ricercatori senza lavoro, il caso dell'Intex a 2 anni dal licenziamento, tutto è come prima e nessuno di noi è stato ancora ricollocato, dicono i lavoratori. La Pezzopane, recupereremo i soldi per la città, l'Aquila beffata dal governo, i 10 milioni si possono inserire nel mille proroghe. E poi il parrucchiere torna in libertà, Castellani era ai domiciliari con l'accusa di aver detenuto 1 chilo di cocaina in casa. Adesso a Tagliacozzo, acquisiti gli atti in municipio, inchiesta sul futuro campus scolastico, la procura, emersi i profili di criticità sulla gara per la progettazione, stesso fascicolo sugli appalti di Celano. Andiamo a vedere le notizie dall'Aquilano sul Messaggero. Piazza Regina Margherita, restyling con il nuovo anno. Nei mesi scorsi era stata presentata un'idea progettuale realizzata da Antonello Buccella, Gianni di Emo Innanzi. Speriamo che il decennale porti un'ulteriore testimonianza di recupero positivo. Proseguiamo nella pagina successiva. Capistrello, l'ex sindaco torna libero, Natale a casa per Cicciotti per festeggiare dopo la revoca decisa dal GIP del divieto di residenza nel centro rovetano. Rientrato al lavoro anche il tecnico del comune Romeo Di Felice che era stato arrestato insieme agli altri il 20 di novembre scorso. Lasciamo adesso il Messaggero, torniamo sul quotidiano Il Centro per andare ad aprire le pagine di sport, doppia pagina sul Pescara per il quotidiano Il Centro, la possiamo vedere insieme, eccola qui, Pescara Venezia. Pillon gioca la carta Palazzi, Fiorillo al rientro tra i pali, il tecnico biancazzurro, non cambio modulo ma voglio gente affamata.
Partita che si gioca alle 19, il Delfino ha l'opportunità di salire al terzo posto, Macin rischia la panchina, Melegoni e Canute tornano disponibili. Negli anticipi, bene Brescia e Livorno, Brescia Cremonese finita 3-2, Carpi Livorno 1-4. L'altra pagina, le mosse dei biancazzurri, la Ternana aspetta Leone, Cocco e Fornasiera ai saluti, gli Umbri pronti a ingaggiare il direttore sportivo con un contratto fino al 2021, prima esclusione in vista del mercato, Pillon lascia a casa l'attaccante e il difensore. Allora possiamo andare ad ascoltare le parole di Pillon. Ma un bene, perché abbiamo recuperato qualche giocatore che può essere molto utile, nel senso che sono a disposizione sia Frank che Melegoni, non li avremmo avuti a disposizione se avessimo giocato sabato, per dire. Perciò questo è un aspetto importante. Poi anche ci ha consentito di lavorare sugli errori che abbiamo fatto, di essere molto più precisi su certe cose, di parlare con la squadra dove dobbiamo migliorare per far meglio, perché ultimamente stiamo concedendo troppo e questo non va bene. Fiorillo, sì, ho recuperato al 100%. Fiorillo ci sarà. No, non cambio modulo. Porca miseria, me le tirate fuori, non lo cambio. Nessuno mi muoveva una critica sul centrocampo che avevamo noi, nel senso che noi all'inizio abbiamo fatto 26 punti con un centrocampo di questo tipo qua, abbiamo fatto delle grandi partite con questo centrocampo qua, consideriamo un po' tutto, poiché nell'ultima parte non siamo stati compatti, allora questo è un altro discorso. Tutti e 11 fanno una fase difensiva, no? 3 o 4 o 5 o 6 o 7, tutti e 11 devono fare la fase difensiva. È una partita molto tosta, perché da quando è arrivato Zenga proprio ha cambiato marcia, nel senso che vedi una squadra molto propositiva, molto organizzata, mi piace come ha giocato, ha fatto un passo falso domenica, ma è normale, ha fatto una grande rincorsa e ha pagato un po' la grande rincorsa che hanno fatto, può succedere anche a livello mentale, a livello fisico, sono calati in quella partita. La cosa che hanno è che è una squadra molto esperta, molto cinica, cioè c'ha dei giocatori proprio di categoria, esperti, sanno leggere i momenti della partita, sanno leggere le situazioni, e lui è anche bravo a modificare l'assetto di squadra, perché vedo che nelle ultime partite ha modificato spesso l'assetto della squadra. Queste le parole di Pillon. Andiamo sull'Abruzzo Sport del Messaggero per vedere il titolo sul Pescara. Pescara, il Venezia è l'ultima chiamata per quanto riguarda la partita delle 19. Poi gli avversari, Zenga e quel timore dei piedi buoni dei biancazzurri. Queste le parole di Zenga che possiamo andare ad ascoltare. Una partita difficile su un campo complicato contro una squadra che gioca molto bene a calcio e che ha delle qualità importanti soprattutto in mezzo al campo. Chi, non dico temete perché non è una bella parola, ma quali sono i giocatori che potrebbero farvi impensierire di più? Bisogna sempre pensare di squadra. È una squadra che gioca un buon calcio, che fino adesso aveva avuto degli ottimi risultati. Non hanno giocato nell'ultima domenica, quindi hanno riposato e hanno potuto recuperare tanto, soprattutto da un punto di vista psicologico dopo la sconfitta di Verona, e ci aspettiamo una partita tosta. Parlando invece del suo Venezia, come sta la squadra? Stiamo bene, abbiamo assorbito bene la sconfitta in casa col Cosenza, abbiamo analizzato e siamo pronti a ripartire. Se i giocatori stanno bene psicologicamente e fisicamente, e a 20 anni puoi tranquillamente giocare 3 partite in una settimana, non c'è nessun problema. L'unico turnover che puoi fare riguarda eventualmente qualche problema fisico, ma se non ci sono problemi fisico, io sono dell'idea che un giocatore, se sta bene, ripeto, psicologicamente e fisicamente, può tranquillamente giocare 3 partite in una settimana senza problemi. Andiamo avanti, andiamo in Serie C con il posticipo di oggi. Maurizi non cambia, il Teramo che vince a Terni per volare. Diavolo a caccia del bis dopo il successo con la Triestina, il tecnico carica i suoi, regaliamo una gioia ai tifosi. Nel taglio basso le altre partite, il Fano di Epifani fa il colpo, il derby va alla San Benedettese, la Fermana si inchina
al Riviera delle Palme. Ed ora andiamo sul Messaggero, sempre per vedere il titolo sul Teramo. Teramo, Maurizi chiede conferme. Il mister del Diavolo suona la carica ai suoi in vista del match odierno alle 14.30 sul campo della Ternana. La squadra umbra di De Canio, che è stato in bilico fino a qualche giorno fa, naviga al sesto posto con una gara in meno. Il club rossoverde ha messo gli occhi su Luca Leone, direttore sportivo del Delfino, possibile il matrimonio, l'abbiamo visto già in precedenza. Sulla città adesso, sempre per vedere il titolo sul Teramo. Teramo, stavolta puoi provare il grande colpo. Nel pomeriggio sfida al Liberati, fuori Speranza Mastrilli al posto di Celli, davanti Zecca e Piccioni. Gli avversari in difficoltà, le ultime due gare di campionato potrebbero chiudere in maniera positiva l'anno del Diavolo. Gara sentita dalla tifoseria teramana. Maurizi, lo sappiamo, speriamo di regalare una gioia ai tifosi. Poi l'avversario, l'epopea degli anni 70, ora si cerca la risalita. Ecco la Ternana. E allora andiamo ad ascoltare le parole di Agenore Maurizi. È normale che comunque dal punto di vista, come abbiamo detto sempre, quello che è il mio pensiero è che dopo le prestazioni ci vogliono i risultati, perché poi le prestazioni senza risultati magari si ricevono complimenti, ma difficilmente poi vengono meno le certezze, perché uno si vede in classifica giù, quindi così, servono i risultati oltre alle prestazioni, e sabato con la Triestina siamo riusciti a fare il risultato oltre a una buona prestazione come ho fatto già in altre occasioni, quindi credo che dobbiamo proseguire sulla falsa riga della partita di sabato e andare a affrontare queste due partite che mancano a gennaio, prima di gennaio, quindi finiranno con la ferocia giusta e con la determinazione giusta. Che clima ti aspetti a Terni? Beh, è una piazza che comunque ambiva a fare la B e neanche da comparsa, quindi si è ritrovata in Serie C con non so che tipo di problematiche. E comunque io sono abituato a vedere sempre quello che succede da noi piuttosto che da altre parti, quindi io credo che un migliore conoscitore di una casa è colui che l'abita. Da fuori è facile parlare, però non si può sapere quello che succede da altre parti. Io nella mia carriera ho ricevuto moltissime contestazioni, anche le squadre da me allenate, e subito dopo una contestazione tutte le squadre hanno risposto sempre: dipende anche molto da noi. E quindi non si può dire qui, non si può stabilire adesso se troviamo, bisogna vedere come va la partita, insomma credo che noi siamo una squadra che è in grado di poter fare una buona gara. Poi la Ternana è una squadra che ha dei giocatori, un parco giocatori pazzesco per la Serie C, però poi quello che succede in casa loro lo sanno soltanto loro. La nostra è una tifoseria che sto apprezzando molto, perché nei momenti di difficoltà ci sono stati molto vicini, e questo è un aspetto molto importante. Io sono molto riconoscente a queste persone, a questi ragazzi che ci seguono dappertutto e che anche in casa stanno facendo sentire il loro apporto. Il mio augurio personale, ma non da tecnico, da uomo di sport, è quello di unire e mai di dividere, e quindi spero che la tifoseria sia unita sotto un'unica bandiera, che è quella del Teramo, e che domani riusciamo magari a regalargli una soddisfazione vista la grande rivalità che c'è. E adesso andiamo a vedere il volley di A2 con il girone blu. Si è qua al quinto sigillo di fila, ma non basta per la Coppa. L'Impavida regola anche il Club Italia e chiude l'andata in quarta posizione con il Grottazzolina, che però ha il miglior quoziente set. Domenica si va a Bergamo. E sul Messaggero, gli Sharks per il basket a Ferrara per dimenticare la beffa di Verona. Domani anticipo in diretta TV su Sport Italia alle 21. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la rassegna stampa. Mattino 6 torna domani mattina alle ore 8. La nostra informazione invece oggi alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. Vi ricordo anche l'appuntamento odierno con diretta stadio per seguire la partita del Pescara, anche per avere notizie su quella del Teramo. Grazie davvero, vi auguro un buon proseguimento di giornata.